Allora, quello che io voglio dirvi adesso ha un'ambizione. L'ambizione è quella di proporvi un modo di guardare alle tecnologie ICT applicate al settore delle costruzioni e quindi alla progettazione e quindi all'intero intervento sul processo edilizio, dalla concezione, studio di fattibilità, il progetto, lo sviluppo dell'esecutivo di cantiere, costruttivo di cantiere, seguire la costruzione, una volta costruito produrre le sbuilt e poi sostanzialmente rendere possibile al modello digitale che si è costruito, rendere possibile l'impiego per gestire la costruzione fatta, raccogliendo e coordinando il sistema di dati che durante la vita dell'edificio continua a esistere e continua a svilupparsi, a cambiare, ad aumentare, perché deve accompagnare la vita concreta in termini di manutenzione, in termini per esempio di rilievo del degrado, in termini di amministrazione dei costi, in termini di tesaurizzazione delle esperienze di intervento che sono di successo o di insuccesso. Ecco, o di insuccesso. In particolare vi dico questo, ho la necessità di dirvi questo per la semplice ragione che voi, cioè normalmente, si sente parlare dell'ambiente BIM, che ormai è diventato di moda, in una maniera abbastanza superficiale, molto tecnicistica, con un punto di vista poco di conoscenza dell'architettura e del suo ruolo nell'architettura. Io invece, che di mestiere architetto sono, l'architetto ho fatto nella realtà professionale e questo faccio nel mio lavoro di docente, vorrei che si guardasse alle possibilità, alle potenzialità che ci sono in uno strumento come questo, Building Information Modeling, che in realtà significa, e lo sottolineo, la gestione dei sistemi di dati, di information. La parola chiave che c'è qui dentro e che rappresenta il vero tesoro di applicazione delle potenzialità enormi delle tecnologie Information and Communication Technology al nostro settore e alla nostra prassi, è quella di gestire in modo trasparente, consapevole e soprattutto oggetto di misura e di controllo i dati che intervengono continuamente nelle fasi di sviluppo di un intervento, dalla concezione allo studio di fattibilità, al progetto, eccetera. E poiché abbiamo bisogno di far capire bene questa roba qui, per sposarla, coniugarla alle specificità del nostro paese nel merito di due cose: la cultura dell'architettura, per cui il nostro paese forse non ha uguali, e l'altra cosa è l'economia. Vedete che io non ho nessuna difficoltà a mettere insieme questi due mondi che apparentemente sembrano così distanti. Non lo sono. Nel lavoro che adesso vi faccio vedere, cerco di dimostrarlo. Che cosa voglio sostanzialmente dire? Che la realtà di questo paese è connotata da un gigantesco, forse in quanto nelle parti costruite dopo il primo, ma soprattutto dopo il secondo dopoguerra, c'è un pletorico, gigantesco patrimonio edilizio, che ha delle cose di basso livello di qualità, per esempio gli edifici residenziali di servizio produttivi dal secondo dopoguerra, del tutto inconsapevoli di una tecnica costruttiva evoluta e inconsapevoli per esempio degli aspetti energetici, degli aspetti di manutenzione e conservazione,
ma soprattutto abbiamo uno straordinario patrimonio di enorme valore storico, culturale, fino a monumentale. E quello che sottolineo a tutti, e specialmente cerco di far capire bene ai miei studenti stranieri che non lo capiscono, è il fatto che il nostro patrimonio storico, architettonico e urbano non è un bel museo e basta, anzi, soprattutto è un posto dove vivono, lavorano, producono, offrono servizi, fanno fruizione decine di milioni di persone tutti i giorni. Quindi il nostro patrimonio storico è il luogo del lavoro, della produzione, della residenza, dell'erogazione di servizi, dell'attività di governance e di direzione anche del paese. Pensate agli edifici delle pubbliche istituzioni. Questo gigantesco patrimonio, che per di più si connota per il suo valore architettonico, il suo valore tecnico costruttivo, è chiaro che deve essere, nella nostra ottica, il principale oggetto su cui dirigere la nostra attenzione in questa fase. Perché? Qui se ci sono degli architetti e degli ingegneri, sanno benissimo come è fatto il mercato oggi. Il mercato ormai all'80% è rigenerazione urbana edilizia, è restauro, è riqualificazione. Giusto? Allora è chiaro che la scelta che a livello della ricerca e della docenza universitaria si cerca di fare per sostenere la formazione di alto profilo tecnologico insieme a culturale. Io conosco, avendo girato molto il nostro mondo come, rappresentante italiano in Build Smart International, l'organizzazione internazionale che si occupa dell'interoperabilità IFC, conosco tanti colleghi stranieri, so come lavorano, magari dal punto di vista della impostazione della ricchezza ed efficacia tecnologica sono molto meglio di noi, ma per esempio zoppicano tanto sull'aspetto culturale. E invece noi abbiamo questa potenzialità davanti. È chiaro che ci dobbiamo dare molto da fare per avere uno standard internazionale sugli aspetti tecnologici. E su cosa, se non sulla nostra maggiore ricchezza in termini di territorio, in termini di città, in termini di architettura? Sui monumenti storici, sull'edilizia di valore storico, architettonico, ambientale. Per cui questa è la ragione per cui vado a far vedere delle esperienze che non sono delle esperienze del nuovo, degli altri, ci sono degli altri colleghi che hanno parlato anche questa mattina, parlano in diversi posti, che fanno vedere, ma soprattutto sul fatto che noi abbiamo scelto di sperimentare le applicazioni BIM in quello che è la sostanza prevalente dell'interesse del nostro paese, che riguarda in particolare il contenuto e la ricchezza di opportunità con grande valore culturale, ma anche con grande valore economico, che ci offre la possibilità di lavorare sul nostro patrimonio storico-architettonico. E vado a far vedere cosa abbiamo fatto con gli studenti. Perché vado a far vedere quello che abbiamo fatto con gli studenti? Perché la potenzialità dei corsi evoluti che conduciamo nell'università a fronte di studenti maturi che si stanno per laureare, ci mette a disposizione una forza lavoro che altrimenti non potremmo finanziare. Naturalmente lo studente non viene usato, lo studente è coinvolto in una prospettiva di crescita collettiva della docenza con gli studenti e con il sistema software che è in grado di sostenere l'operazione di coniugare le tecnologie Building Information Modeling e possibilmente, e vi farò degli esempi precisi, materiali, concreti, l'interoperabilità open source IFC con la progettazione di edifici di carattere storico. Cominciamo la nostra storia così. Questa cosa che voi vedete qui, vedete, io ricorro a questo tipo di proiezione perché magari poi è più bello da far vedere, è più facile, eccetera. No? Guardate un po', abbiamo cominciato con uno degli episodi con cui abbiamo cominciato con altri colleghi, sono scritti qua sotto,
nel gruppo di ricerca Protea, no? È stata l'opportunità che ci ha offerto il santuario di Lourdes. Il santuario di Lourdes, per fortunate combinazioni e attraverso dei docenti che facevano là, i volontari a sostegno degli ammalati, in qualche modo ci ha proposto se si poteva da parte nostra utilizzare il BIM e le tecnologie IFC per aiutare il santuario a risolvere grossi problemi urbani ed edilizi. Urbani, pensate che quando c'hanno i pellegrinaggi di massa, cioè il pellegrinaggio nazionale francese, sono 40.000 persone per 4-5 giorni là dentro. Pensate che loro hanno almeno adesso 55 edifici, alcuni, la cattedrale in stile gotico, la chiesa sotterranea, ma anche edifici più ordinari, hanno gli ospizi ospedalieri per i pellegrini e hanno un sacco di strutture, comprese le residenze dei cappellani, cioè dei sacerdoti che là lavorano. Allora abbiamo preso questa iniziativa, abbiamo cominciato prima di tutto a fare delle tesi di laurea e qui vedete che noi abbiamo sviluppato delle esperienze di tesi di laurea su dei temi che loro ci fornivano. Per esempio, questa è una chiesa ipogea che sta al colmo del percorso delle processioni. Le processioni le fanno fare agli ammalati sulle carrozzine e non possono essere troppo lunghe, c'è bisogno di un intervallo in mezzo e una funzione religiosa che magari prima si faceva all'aperto ha bisogno invece di proteggere queste persone qua. Allora questo è un progetto di tesi di laurea, evidentemente tutto eseguito con Building Information Modeling usando ARCHICAD 17, in cui si vede che è, tra l'altro con una geometria particolarmente raffinata, progettato l'afflusso di queste persone dalla processione, la sosta delle carrozzine e degli accompagnatori, finito il momento di riposo e la relativa funzione religiosa, se ne escono, si rimettono. Bene. Accanto a questo, naturalmente, vi ho fatto vedere la pianta, lo sviluppo di questa tesi di laurea porta a far vedere un progetto completamente concepito. Ma questa è una tesi di laurea. Andiamo a delle altre cose. Queste sono altre immagini della tesi di laurea. E qui mi fermo un attimo perché ve la faccio vedere. Ok, ma in questa fase ancora non stiamo coinvolgendo una massa di studenti. Invece quello che facciamo, che vi faccio vedere d'ora in avanti, coinvolge una massa di studenti. Noi abbiamo portato a Lourdes, in particolare sotto la mia responsabilità, uno dei workshop fatti, c'erano 60 studenti, con gli altri docenti complessivamente abbiamo portato a Lourdes 450 studenti in più workshop e hanno modellato quasi tutto con l'aiuto, per esempio, delle persone che hanno parlato stamattina, Marco Torri ed altri, hanno modellato quasi tutti gli edifici del santuario. E qui voglio continuare e farvi vedere qualcosa. Allora, per esempio, guardate questa foto qua, voi vedete che siamo su una strada in discesa. A sinistra c'è la cattedrale di Lourdes con questa tipica torretta campanile e di qua ci sono degli edifici, sono le residenze dei padri che loro chiamano cappellani, che lì rappresentano le comunità religiose locali, cioè dei vari paesi, e organizzano i pellegrinaggi. Quel gruppo di persone che vedete qua, questi signori qua, sono tutti i nostri studenti. Siamo arrivati, si comincia a fare una esplorazione dell'area perché si dovrà fare un rilievo. Vado un po' avanti e poi, ed ecco qui si vede la collocazione nel santuario di Lourdes. Vedete, questa è la città di Lourdes, questo è il santuario. Questo è il santuario, visto, vedete, sta in un'ansa del fiume Gard, è in un'ansa del fiume, cosa pericolosissima. Negli ultimi anni l'ha già invaso l'acqua e il fango due volte, in maniera gravissima, con molti milioni di danni. Del resto lì stanno.
questa, come vedete, è la cattedrale con la sottostante infilata sotto, costruita sotto, Basilica del Rosario, le grandi braccia del piazzale d'ingresso, e qui vedete queste case sono quelle su cui gli studenti si sono esercitati nel rilievo. Andiamo a vedere qualcosa. Per esempio, queste che vi sto facendo vedere sono tutte tavole di lavoro degli studenti. Vedete? Vedete che qui c'è un'indagine raffinatissima di come sono fatti questi edifici. E in particolare qui vedete delle parti che sono fotografate, ma che poi sono anche modellate. Vedete che l'analisi sta a guardare soprattutto il fatto che queste tecniche costruttive di questi edifici sono inusitate per gli studenti, perché sono di un ambiente transalpino, sono fatte come eredità delle tecniche di costruzione gotica basate sul taglio a mano delle pietre a formare le principali parti d'opera, tipicamente gli spigoli, i pilastri, tutte le spalle e i davanzali delle finestre, tutti gli architravi delle porte e delle finestre, gli apparati decorativi, le bifere, trifore e quant'altro. D'accordo? E quindi vi faccio vedere ancora qualche altra cosa. Ecco che lo studente che non sa niente di queste cose si trova per 8 giorni proiettato in questo spazio, ospitato correttamente. Il santuario è vuoto, non ci sono pellegrini, le strutture alberghiere sono lì, offerte agli studenti gratis, e gli studenti lavorano dalla mattina presto alla sera tardi. Cominciano a rilevare la mattina, il pomeriggio vanno nello spazio che gli è assegnato di lavoro e modellano, imparano a modellare con Archicad 17. Qui la grande maggioranza degli studenti non lo sapeva fare. Quindi vede una realtà concreta, la rileva con mezzi elementari, era vietato loro qualsiasi pericolo, non potevano salire su una sedia o su un qualsiasi motivo architettonico, però aveva ragione, no? Hanno rilevato gli edifici con gli strumenti più semplici, al massimo avevano i misuratori laser a distanza, e i piani interni degli edifici, che adesso vedremo, sono misurati attraverso i pavimenti, le quote dei pavimenti, le quote di ogni gradino, le quote di ogni ballatoio, cioè le scale, ok? Al centimetro, eh? Dopodiché ricostruiscono gli edifici, edifici di una tradizione costruttiva che non è la nostra, che è gotica. Guardate l'altezza dei tetti, in questo sottotetto ci sono 2 piani, eh? È 7 metri, ok? Tra l'altro poi hanno riprogettato questi edifici, perché per esempio la sicurezza non c'era. In questo edificio qua, con un tetto così, cosa ci hanno messo secondo voi all'ultimo piano nel soppalco? L'archivio e la biblioteca, che pesano a mare di tonnellate di carta, e lì è una zona sismica, no? Eravamo con un professore, nostro collega, professor Calda, di scienza delle costruzioni, no? Vabbè che è un uomo anziano che aveva 70 anni. Quando ci hanno portato in questa cosa, si sono aperte le porte e ha visto quello che c'era qua, per poco mi sviene, perché al primo colpo di terremoto quell'edificio lì va giù. È chiaro che il discorso qual era? È il tema dato agli studenti: dopo che hai rilevato e imparato a modellare, cosa progetti? Il cambiamento funzionale, la trasformazione dell'edificio, e la biblioteca la metti nel sotterraneo, meglio nel piano interrato, giusto? Non sanno, non immaginano neanche quante tonnellate di libri, di carte, di documenti, anche preziosi, hanno, perché questa è la biblioteca dei padri capitolari, no? Non lo sanno neanche. È chiaro che se sta lì, prima o poi il disastro è assicurato. E allora gli studenti hanno progettato il cambiamento. Ok, vado avanti. Naturalmente ci sono delle immagini che fanno vedere meglio di cosa si tratta. La cattedrale, dietro la cattedrale c'è, qui vedete questi tetti qua, no? Questi tetti qua sono quelli degli edifici che poi andiamo a vedere in dettaglio. Stanno sulla strada che raggiunge la cattedrale, sotto ci sono le grandi braccia di accesso, un po' come se fosse un San Pietro in salita, e poi c'è la Basilica del Rosario. Ormai tutto ciò è stato modellato.
Ed ecco che cosa fanno gli studenti. Mi cominciano a rilevare, mi cominciano a modellare. Ma vi devo raccontare una cosa. Un architetto professionale ha conoscenza esperta, uno studente assolutamente no. Ma tutte e due ci troviamo in una condizione di maggiore o minore capacità di fronte a un tema di conoscenza su un edificio che non abbiamo, che non conosciamo, che per noi è nuovo. E allora io in questo lavoro e in questa presentazione vorrei sottolinearvi la potenza che ha la tecnologia digitale di modellazione per conoscere la logica con cui sono fatti gli edifici esistenti. Se io voglio conoscere quali sono i sistemi di scelta e i paradigmi di pensiero e di capacità costruttiva che hanno generato quell'edificio, ma che magari ho il compito di restaurare, io ho bisogno di ricostruirlo. E non lo ricostruisco bene col disegno, lo ricostruisco se ne faccio un modello tridimensionale orientato a oggetti, ok, parametrici, che posso studiare per esempio nel loro dettaglio, ma soprattutto nella loro compagine, nel loro proporzionamento, d'accordo? Su cui posso fare simulazione strutturale, simulazione del comportamento termico di un edificio antico e così via. In particolare, quello che io vorrei che si capisse e che qui adesso rispetto allo scritto voglio sintetizzare, il Building Information Modeling è in grado di gestire il sistema di informazione a ritroso per ricostruire tutto quello che è stato, che tutto quello che è un edificio costruito, ma anche il sistema di scelte, paradigmi e parametri che sono stati usati per costruirlo. Tutti avrete sentito parlare di reverse engineering. Sapete cosa vuol dire, no? Una casa costruttrice di automobili sa che c'è stato il modello del suo concorrente che ha un motore straordinariamente buono, ne compra una, la smonta ai minimi termini, lo ricostruisce, ma non ricostruisce soltanto l'oggetto, ricostruisce le scelte strategiche, scientifiche e tecnologiche che hanno generato questo motore di migliore qualità e ovviamente ne approfitta per sviluppare poi i suoi modelli. È chiaro? Reverse engineering è questa cosa. Nei circuiti elettronici è normale. Nelle navi questa roba qua è normale, no? Reverse engineering. Beh, e noi facciamo reverse architecture. E ci serve enormemente perché se noi conosciamo, perché noi dobbiamo correttamente definire come è fatto un organismo edilizio. Poi vedremo un altro esempio. Ve ne faccio subito un flash perché si deve capire l'applicazione di quello che diciamo. E l'applicazione, magari in un panorama estremamente diverso da quello che vi sto facendo vedere, guardate questo caso. Guardate questo caso. Questo caso, che è particolarmente complesso, è un caso italiano ed è la Certosa di Pavia, d'accordo? Se qualcuno non ricorda la Certosa di Pavia, dopo ci arriviamo, ma è che voglio farmi capire subito, vi faccio vedere un pezzetto della Certosa di Pavia, ok? Sono le navate d'ingresso, ops, della Certosa di Pavia. Conoscete? Un monumento di straordinaria qualità architettonica e anche decorativa, di enorme valore storico, abbazia cistercense in realtà, no? Bene, allora io ho il problema del restauro di questa roba qua, ma io non faccio nessun restauro serio se io non conosco l'organismo edilizio su cui le cose da restaurare stanno. Se mi si ammalora l'affresco, lo vado a ovviamente lo vado a restaurare, ma se non lo voglio fare 10 volte con una progressiva perdita di qualità e una progressiva perdita del materiale originale, prima di tutto mi devo spiegare come mai quell'organismo edilizio produce una condizione per cui il mio dipinto o il mio affresco o il mio gesso decorativo o la mia partitura decorativa in pietra si
rovina si degrada. E allora io voglio capire perché succede questa cosa. Per esempio, qui abbiamo una realtà di umidità estrema, siamo a Pavia, in mezzo alle risaie, no? In mezzo alle risaie, ricordate la regola dei monaci, questa è la certosa di Pavia, ricordate la regola dei monaci cistercensi, ore labora. La certosa di Pavia comprende tutti i campi che vedete, che sono coltivati a riso, i monaci ancora oggi coltivano, perché è la loro regola, ora è labora. È scappato? Ma intanto vado avanti. Allora, c'è una condizione di umidità incredibile e di danni all'apparato decorativo apportato dalle condizioni climatiche. Che fare? Allora, se io ho il modello digitale della certosa, io riesco a temperare questo fatto qui, perché ne simulo sul modello digitale corretto, fatto per parti d'opera, non per superfici, io simulo il comportamento termico e il comportamento strutturale. E questo qui è l'obiettivo. Cosa mi dà Building Information Modeling di più? Dei sistemi di rilievo e rappresentazione di un edificio storico che sono andati bene fino ad oggi? Non mi dà delle cose di meno, mi dà delle cose di più. Mi consente su quell'organismo di andare a fare delle simulazioni, di avere la possibilità, cioè, di applicare gli algoritmi che sul modello digitale sono in grado di suggerirmi il comportamento in opera di quell'oggetto, dove sono i punti critici, perché si è infiltrato l'affresco, perché la struttura si muove e perché si muove, dopo lo vediamo. È chiaro che io non vado solo a restaurare l'affresco, io lavoro sull'organismo edilizio. L'organismo edilizio sono questi giganteschi manufatti di pietra, mattoni e quant'altro. Io lavoro sul sistema di ossa, muscoli, tendini, nervi, capelli, la copertura di questo edificio. Dopodiché vado a mantenere nel migliore dei modi possibili l'apparato decorativo, compresi i quadri appesi al muro o sopra gli altari, che a questo punto sono in grado di anche loro difendere, perché ho introdotto dei correttivi nel modo in cui si comporta la massa termica dell'aria contenuta là dentro. E magari ci vuole poco, però per fare la roba giusta lo devo simulare. Se io ho il modello digitale per oggetti, lo simulo e so cosa succede, almeno all'80%. La precisione è cosa di chissà quale futuro, però all'80%. A questo punto, lo sforzo che noi abbiamo cercato di fare qui, per esempio, è in quello che vi faccio vedere, è cui abbiamo fatto partecipi gli studenti, è uno sforzo di studio del comportamento, di tutto, di identificazione di come sono fatte queste costruzioni. Continuo a farvi vedere il lavoro di studenti. Molti di questi studenti non avevano mai usato un software BIM evoluto. L'hanno imparato lì, hanno cominciato a modellare lì, modellare, rilevare. Comodo, no? Stavano in cantiere, no? 300 metri fuori dal loro luogo di lavoro c'erano le case dei cappellani. Se non sapevano qualcosa, la mattina era in cantiere, cioè sulle case da rilevare, il pomeriggio in aula a modellare. Dopo la cena e magari un bel bicchierozzo di qualcosa di buono fuori in città, c'erano molti studenti che stavano fino a mezzanotte, all'una, a continuare a lavorare e poi andavano a letto per essere pronti la mattina successiva. E questo qui, vedete un po' che è un'architettura inusitata per noi e non è fatta in modo superficiale, è fatta in modo molto evoluto. C'è lo studio delle particolari tecnico-costruttivi, dello schema statico, c'era un professore di scienza delle costruzioni, degli aspetti di carattere termico e energetico, ma
della logica costruttiva di una costruzione fatta in pietra naturale, tagliata a mano coi conci, secondo le tecniche antiche dei lapicidi francesi evolutissime, e poi piano piano nasce la modellazione. Quello che vedete è il modello di qualcuna di queste case, delle residenze dei cappellani. Vedete? Io preferisco, ve le allargo così vedete anche a che livello viene fatto il lavoro, no? Il livello del lavoro è questo, tutte le parti in pietra, guardate le spalle di queste finestre, le spalle di queste finestre, scusatemi, poi torno indietro, va bene? Le componenti del lato, guardate il pignon, cioè la testata dell'edificio, guardate, presenta delle bifore, delle trifore, degli sporti, degli elementi di rinforzo strutturale orizzontale dove c'è l'appoggio dell'ultimo solaio che sostiene tutto il comb, cioè questo altissimo tetto alto due piani su cui c'è la famosa biblioteca, è questo quell'edificio lì, no? Ma non è solo, ce ne sono 7-8 di edifici diversi che sono stati modellati, ne abbiamo visto uno. E lo studente impara a capire com'è costruito l'edificio, impara a capire che lui il modello non lo usa per vedere se è bello e brutto, lui sta usando il modello perché lo rappresenta correttamente, ma soprattutto capisce con quale logica è costruito, perché sono tagliate così le pietre, cosa facevano, come le misuravano. Mi venivano gli studenti, l'ho scritto, adesso non lo posso dire. Guardate, questa roba qua è anche molto bella. Questo qua, se voi lo guardate, è un edificio tutto inclinato. Lo vedete? Questo è difficilissimo da modellare. Beh, l'hanno modellato, ok? Con tutte le sue parti di pietra, nel dettaglio. E mi venivano spesso a chiedere, professore, com'è fatta quella roba lì? Come hanno fatto a fare quella roba lì? È in alto, non potevano andare a salire in alto. Come faccio a misurarlo? E la mia risposta era, fai l'architetto e fai l'apicida. Come fai? Quale logica? Tu devi fare quella roba lì, in pietra, d'accordo col tuo architetto. Come fai? Perché la devi fare facile, il più possibile, e possibilmente zero errori. Come fai a misurarla? Però pensaci, quale sarebbe il modo più sicuro e più semplice? Beh, magari ci mettevano un po', vi assicuro che ci arrivavano. E lo trovate nel modello. Perché il modello è corretto? Perché hanno capito come si fa a farlo. Capito? E io posso farvi vedere che questa roba qua poi è sviluppata nei dettagli. Ok? Questa è uno degli edifici. Andiamo avanti ancora un poco. Ok? Guardate per esempio questo dettaglio qua. Naturalmente non l'hanno definito completamente nella sede di Lourdes durante il workshop là, ma è chiaro che hanno portato a casa tutto il materiale, le conoscenze, gli stimoli e la visione, oltre a un grande apparato fotografico, per poi andarlo a costruire. Vi assicuro che tiene conto degli aspetti tecnico-costruttivi anche di scienza delle costruzioni. Guardate che è descritto nel dettaglio, è descritta la parte in muratura, è descritto il serramento, è descritta la finestra, guardate le parti in pietra qua, guardate il sistema di conci con cui è tagliata questa finestra. Bene, sono corretti. L'hanno fatto studenti del quinto anno, non grandi professionisti. Bene, andiamo avanti, anche qui potrei farvi vedere altre cose, ma andiamo avanti. Ancora, questo è un altro edificio. Questo edificio meriterebbe di essere un attimo guardato perché è descritto in maniera mirabile nella sezione specialmente delle parti alte, si vedono parte delle scale e così via. Magari ve la faccio un po' più breve, vado avanti perché mi sono fatto capire, naturalmente vi faccio vedere anche questa per il piacere di farvelo vedere. Guardate qua, l'appoggio indagato nel dettaglio di questo comb che è sotto a una struttura di portante in blocchi di pietra, cioè sono architravi di pietra, ma la finitura e la cornice fatte in mattoni intonacati, tant'è vero che poi si vede il degrado, no?
E questo qua è indagato ed è descritto. E tutta questa parte qua, per esempio, invece, è descritta. Guardate, qui ci sono le capriate in legno e tiranti d'acciaio. Adesso non me lo sono ricordato. C'è un... hanno un nome francese. Quando avrò finito la presentazione mi viene in mente dopo. Cioè, sono fatte con un modello particolare codificato nei manuali di costruzione francese, perfettamente riconoscibile, magari qualcuno se le ricorda il nome, in cui questo procedimento costruttivo che gli studenti non hanno mai visto prima viene riprodotto correttamente. Okay? Capriate fatte con puntoni di legno, elementi di rigidimento in acciaio, meglio in ghisa, e tiranti in cavo d'acciaio. Bene, naturalmente i modelli sono colorati. Questo non è un modello, questo qua è una foto, però se poi andiamo a guardare ritroviamo esattamente tutto quello che lì ci abbiamo messo. Finisco questa parte facendovi vedere, vi ricordate l'edificio inclinato che vi avevo detto, eccetera? Qui lo vediamo, guardate la definizione precisa degli spigoli, le spalle delle finestre, la fascia marcapiano, questo è interessantissimo, il rinforzo di pietra del timpano. E poi naturalmente ho detto lo spigolo, le fasce marcapiano e poi c'è l'edificio inclinato. L'edificio inclinato è un semplice passaggio, è un corridoio, pericolosissimo perché è controterra e lì per esempio cosa succede? È controterra il pavimento, per cui trasuda umido e non si contano i preti che per spostarsi hanno pestato il sedere su questa roba qui. E uno dei temi era: dovete utilizzare e ottimizzare quello spazio, e gli studenti hanno fatto. Hanno trovato un sistema per cui diventa un luogo di corrente, è un puro passaggio per ora, in cui lo sviluppo nel cortile che c'è dietro consente di condizionarlo e che quindi non si forma più l'umidità sul pavimento. No? Cioè, non è solo un rilievo, è un progetto consapevole degli aspetti di conservazione e di riqualificazione di questo ambiente. Torniamo alla Certosa di Pavia, guardate la complessità. Qui vi ho già detto qualcosa, voglio insistere soltanto a farvi vedere alcune caratteristiche peculiari di questo edificio qua, che sono queste. Questa è una navata centrale, è l'ultima navata centrale, siamo distanti 4 campate, è l'ultima campata prima del transetto, questo è già il transetto, e vedete che qui c'è un costolone aggiuntivo, traverso, probabilmente non nato nei progetti originali. Non solo, lì nella campata di taglia le unghie laterali, le taglia e da 2 unghie ne fa 8, perché quella, ciascuno di questi spazi qua non è più un quarto di unghia, è un ottavo, perché in realtà qui di unghie ce ne sono 2, ci sono 2 geometrie molto complesse di un piano curvato nello spazio, perché questo ha comportato l'inserimento del costolone trasversale. Ok? Andiamo a vederlo sulla navata laterale. Pardon. Se andiamo a vederlo sulla navata laterale, potrebbe anche essere peggio. Questa è la navata centrale, il costolone è trasverso e qua il costolone c'è in un posto solo. Perché? Allora, è chiaro che quando io dico che il BIM ci può servire nel momento in cui modelliamo per oggetti questa roba qua, e poi ci arriviamo a vederlo, noi ci dobbiamo chiedere: ma perché gli è venuto in mente a questi, pagando un prezzo di grande complessità costruttiva, di mettere quei costoloni in più? Basti pensare come è fatta e dove è fatta la Certosa. La Certosa è fatta su un terreno che è tanta acqua quanta terra, fiumi da tutte le parti, fontanili, canali, opere di irrigazione secolari fatte da prima in antico dai romani, perdute completamente durante l'Alto Medioevo, recuperate dai monaci cistercensi e poi non a caso questo posto è diventato la sede
di questa abbazia per opera e danaro del duca, prima Visconti e poi Sforza. Ora, guardate qua, perché abbiamo bisogno di questi costoloni? Ecco qua la chiesa. La chiesa è molto fortemente irrigidita nella direzione longitudinale dalle murature che voi vedete, dai sistema di pilastri e soprattutto dal sistema di cappelle che è aggiunto su ogni lato alle navate laterali. Ma essendo che è costruita su un terreno dove c'è più acqua che terra ed essendo un oggetto molto pesante, probabilmente hanno subito visto che c'era un fenomeno di subsidenza man mano che andavano su con le murature. E quindi, assicurata per la composizione architettonica del progetto la rigidità longitudinale, probabilmente la rigidità trasversale dava qualche problema. Ma per quale ragione andarsi a complicare la vita con dei costoloni aggiunti? Oh, ragazzi, non siamo nel gotico inglese, eh? Questo è un esempio di gotico maturo molto, già profondamente cominciato a costruire attorno agli anni 1450, poi hanno avuto subito un vuoto, quindi 1470, in ambiente rinascimentale pressoché maturo. Perché far quello? Ma quello l'hanno fatto, secondo me, per una ragione precisa. Perché si sono accorti che c'era bisogno di strutturare maggiormente nella direzione trasversale la robustezza delle volte. E vista l'altezza della navata centrale, okay, si trattava di trasmettere la capacità di contenere le sollecitazioni di sbilanciamento, di ribaltamento laterale dovute alla scarsa qualità del terreno di fondazione, di trasmetterlo ai bastioni laterali delle cappelle attraverso un sistema più rigido che quello che sarebbe stato dato dalla semplice crociera di costoloni. Io faccio questo ragionamento e provo a modellarlo. E tra l'altro modellare quella roba qua, come vi dicevo, guardate, queste qua sono due unghie. Qui vediamo l'estradosso. L'estradosso, tutto sommato, è un problema in cui potremmo sbagliare, no? Chi se ne frega, non lo vede nessuno, sta là sopra, ci sono i gufi, con buona pace di qualcuno che ne parla sempre, i barbagianni, le civette, i topi, no? Chi se ne frega, non c'è niente da restaurare. E però qui mi interessa capire com'è fatta questo guscio, mi interessa cominciare a capire, c'è una chiave di volta, poi lo vedremo, ci sono le unghie longitudinali con archi composti in pietra, evidentemente con un disegno non a tutto sesto, evidentemente gotico, e poi guardate qui, vedete che la navata le due unghie laterali trasversali divise dal costolone, ecco il costolone, danno 8 superfici, 8 uguali a 4 a 4, giusto? E questo qua è un grosso problema. Lo espandiamo e naturalmente ci occupiamo di mettere non solo le navate centrali, ma anche quelle laterali, che hanno un ulteriore grado di asimmetria, come abbiamo detto. E poi, naturalmente, andiamo avanti. E finché siamo stati all'esterno, ok, ma il vero risultato che dobbiamo ottenere è questo. Noi dobbiamo avere la perfezione della superficie geometrica. Ma guardate che questo qua non è un'immagine. Qui ogni concio è un concio. Il capitello è anche semplice da fare, perché non è decorato, non è una foglia d'acanto, no? Non è un capitello corinzio. È semplice, se volete, ma il pilastro polistilo, questo capitello, l'arco gotico, i costoloni, che se quando voi andate a vedere non sono gotici, ma sono a tutto sesto, ricostruiti sono a tutto sesto, la chiave di volta sono oggetti. Chiaro? Io ho, con questo modello digitale orientato a oggetti, la possibilità di controllare il comportamento in opera e di simulare gli interventi che ci faccio su, non solo nel modello termico, ma anche nel modello strutturale. E così via. Naturalmente vi faccio grazie delle parole e naturalmente questo l'ho fatto qui. Scusate, quando dico l'ho fatto ho detto una bugia.
Questo è il lavoro degli studenti di un corso che si chiama Progettazione Tecnologica Assistita da Computer, che è un corso opzionale del quinto anno, cioè dell'ultimo anno della magistrale. Non è neanche un corso obbligatorio, però agli studenti, se tu gli dai l'occasione di appassionarsi e gli strumenti tecnici, meglio, le tecnologie di pensiero prima e di modellazione dopo, per ottenere un risultato, gli studenti si appassionano, ti fanno questo mestiere qui, che è corretto dal punto di vista geometrico, sull'intradosso, e lì li guardano tutti. Non ci sono i gufi, ci siamo noi, e soprattutto ci sono gli affreschi che abbiamo visto nelle immagini precedenti, che andremo a spalmare. Qui non li abbiamo spalmati perché vi voglio far vedere l'organismo edilizio. Gli studenti, alcuni studenti, perché qui gli studenti sono divisi in gruppi, ciascuno aveva mezza campata delle relative cappelle, poi lo vediamo, e poi abbiamo messo insieme il tutto. Alcuni studenti l'hanno fatto, non è sufficientemente bello perché hanno usato delle macchine digitali di bassa qualità, sono brutti i colori. L'abbiamo fatto il raddrizzamento, l'abbiamo messo su, però è proprio brutto, no? Perde troppo. Ma poi quello che interessa a noi è effettivamente è questo organismo edilizio che state continuando a vedere. Eccolo qua, in un'altra vista, è sempre lui. Andiamo avanti, cominciamo a vedere di più. Guardate questo altro gruppo di studenti come l'ha costruito. Vedete? Questo qui è il muro d'ingresso dietro al quale non ce ne siamo occupati. C'è la famosa facciata marmoria di Amodeo, che non è modellabile con i nostri strumenti. È una roba con centinaia di figurine, per cui è chiaro che ci vuole il laser scanner. Noi non ce ne occupiamo, stiamo lavorando sull'organismo edilizio. Vedete che l'organismo edilizio strutturale è conformato dai pilastri polistili, dalle lesene polistile, è conformato dagli archi, è conformato dai costoloni. Come veniva fatto a livello di progetto e poi progressivamente, qui ovviamente non abbiamo le centine, ma veniva fatto a livello di costruzioni. Dopodiché le volte erano il riempimento fatto da maestri muratori con grande esperienza dei campi, ok, su superfici curve tridimensionali scandite dai costoloni. Ed eccolo qua. L'organismo, come vedete, prende progressivamente forma. Anche qui, in questa immagine, prende forma. Ecco qua. I muri delle cappelle. Dietro ci sono le cappelle. Dopo li vediamo. I conci con cui è suddiviso il pilastro, vedete che sono conci di pietra, in particolare sono di marmo di Candoglia, perché il Duca, prima Visconti, poi Sforza, che avevano la proprietà assoluta e monopolistica della cava di marmo di Candoglia sul Lago Maggiore, con cui è stato fatto il Duomo Emiliano, questo era il loro monastero, dove facevano i ritiri spirituali, chiamiamoli così, dove volevano essere sepolti, poi non è successo, vabbè, però questo qui era la loro buon ritiro spirituale, hanno voluto a tutti i costi quindi questo grande monastero che hanno finanziato in toto, e naturalmente hanno usato il marmo di Candoglia perché era loro proprietà, lo usa solo il Duomo di Milano e questa roba qui, poi se hanno fatto degli altri abusi questo non lo so. Ora guardate invece il modello come sta crescendo sotto. Guardate, si è aggiunto un pavimento. Io vorrei, qui vi faccio vedere che naturalmente questa è una schermata di ARCHICAD 17. Qui stiamo lavorando con ARCHICAD 17. Ve lo faccio ancora più grande. Guardate che questo pavimento qua è perfettamente realistico e tutto orientato a oggetti, perché in realtà è fatto con la matrice, la Dima in bronzo, e i colori bianco, rosso e nero sono tutti un mosaico di pezzettini di marmo, sono tutti perfettamente uguali. È una costruzione di una precisione, una qualità impressionante, perché era anche ricca, c'era tutto il denaro del Duca dietro, no? Ma è una scoperta straordinaria capire come la precisione, la qualità, eccetera, fosse perseguita e avesse dato poi questo risultato. Gli studenti lo scoprono facendolo. Questa ve la faccio vedere perché è sbagliato.
questo gruppetto di studenti ha fatto una riproduzione delle volte sbagliato. Guardate, gli ho dato 30 lode lo stesso, perché dopo dico una cosa. Vedete che è sbagliato. Guardate le volte. Qui in particolare si vedono bene le volte delle navate laterali. Vedete che è sbagliato. Nella tecnologia che loro hanno inventato per fare le volte, non riescono più a ridurre lo spessore, per cui hanno le volte di mattoni spesse 1,5 metri. No. Ma gli ho dato 30 lode lo stesso, quei ragazzi qua, perché loro il comando per fare questa roba qua non c'è in Archicad. Anche per fare quelle volte là. È vero, ne abbiamo usata una combinazione di comandi, ma non c'è. Loro l'hanno fatto. Si sono trovati il modo di farlo. L'intradosso è perfetto, l'estradosso non funziona a niente. Perché? Perché lo spessore non riescono più a ridurlo. Ok? Però lo stesso il merito c'è. Come? No? Hanno usato, è un mix di comandi, di cui il maestro comando è Shell, guscio. Ma non basta Shell. Guardate, ne abbiamo fatti tutti i colori. Abbiamo provato a comporre geometricamente in modo corretto le volte in raino e portarle dentro e non le prende. Rimane una superficie, non diventa un oggetto. Ma non ci fermiamo qui. Andiamo avanti. Non so quanto tempo mi rimane. Forse devo fare la svelta, no? Guardate, questi studenti hanno questo stesso problema nella volta della campata centrale, no? Non funziona. Cioè, è un guscio di un mattone in mezzo, due mattoni distanziandosi dal punto centrale dove c'è la chiave di volta, forse di tre corsi o quattro di mattoni alle reni e all'incastro, no? All'incastro nella muratura. Cioè, chiaro? E loro non riescono a farlo. Però nel contempo mi hanno fatto una perfetta riproduzione di come è fatto tutto l'apparato ligneo di Capriate che tiene su il tetto. E andando avanti, ecco che si vede questa roba qui. Guardate, vi assicuro che poi magari c'è un'immagine che ritrovo. Vi assicuro che è corretto dal punto di vista geometrico anche nelle parti esterne, vedi queste guglie. Andando avanti, non è che abbiamo cambiato i materiali. Avete visto i colori, i materiali prima, e qui è portato in un ambiente di assoluto grigiore, un po' per distinguerlo. Ma in realtà quello che qui abbiamo cambiato non è mica che noi abbiamo cambiato il colore. Qui abbiamo cambiato software. Voi non state più vedendo Archicad 17, ma per chi lo conosce, adesso ve lo faccio vedere, voi state guardando Alplan. Questo è Alplan, riuscite a leggere qua? Alplan 2015 Student Version. Allora, ve lo faccio ancora più grande. Siete convinti? In Alplan abbiamo importato l'intero modello attraverso IFC. Ma davvero? Sì, davvero. Adesso vi faccio vedere come. No? Perché poi dice, ma questi sono pazzi. Non sono pazzi, ci sono delle ragioni molto precise per fare così. No? Andiamo a seguire un attimo questo percorso, dove lo studente impara, ma lo studente diventa anche l'animatore dell'innovazione, perché ha la passione e capisce che il suo arricchimento professionale si gioca su queste cose qua. Allora, guardate qua. Chi conosce questo oggetto qua, chi conosce questo software in cui stiamo facendo vedere uno dei nostri oggetti più difficili, la famosa volta della campata centrale, ok? Quella col costolone trasverso. Chi conosce questo software è Solibri Model Checker. Solibri, un software che è in grado di controllare la correttezza di tutti gli aspetti di un modello BIM. Cioè, se è scritto correttamente il codice informatico, se le regole di composizione di un oggetto sono corrette, se la geometria corrisponde alle regole che gli sono state scritte.
eccetera. E lui dice, facendomelo vedere tutto verde, ok, qui c'è scritto, adesso vi faccio grazia, crediti, c'è scritto questo oggetto qua, ma voi pensate che questo oggetto qua stia nelle librerie di Archicad o di qualche altro software? Ma quando mai? Non esiste, l'abbiamo fatto noi. Noi, cioè l'hanno fatto gli studenti, ovviamente sotto la guida dei docenti, l'hanno fatto gli studenti. Questo oggetto qua è un oggetto prezioso, perché potrebbe essere venduto per una libreria. Naturalmente è solo l'inizio, ne abbiamo fatto anche degli altri. Però cosa ci dice Solibri? Solibri ci dice che l'oggetto è corretto da tutti i punti di vista, nella sua geometria, nella sua scrittura software, e quindi lo possiamo impiegare portandolo in un altro modellatore BIM IFC perfettamente compatibile, che qui è Alplan. Ed ecco come si genera e come legge Alplan il modello BIM della volta, se lo configura, cambiamo i colori, anche per ovviamente far notare le differenze, ma eccolo qua, dopodiché mica ci accontentiamo. Vi ricordate? Questo qui, ancora una volta, guardate, lo vedete questo qua? Ve lo ricordate, vero? Vero che ve lo ricordate, ve l'ho fatto vedere prima, ma voi avete visto che qua non siamo più in Archicad ma siamo in Alplan? Perché facciamo questo? Perché vogliamo far esplorare e capire agli studenti la potenza di IFC. Questo straordinario linguaggio open source che mi permette di trasmettere il modello e tutto il suo sistema di informazioni, cioè il suo cuore, oltre che il cuore geometrico, il cuore dei dati, mi permette di trasferirlo in un altro software. E da qui fare, per esempio, poi quelli che saranno i nostri esercizi di simulazione. Ma mica soltanto abbiamo trasferito una volta. Vedete, qui ci sono gli altari delle cappelle. Se andiamo indietro un attimo solo, troveremo una pianta. Vedete qui le cappelle. Ci abbiamo quattro campate. Per ogni campata ci sono quattro cappelle, meno l'ultima, che le cappelle sono doppie. Abbiamo 14 cappelle, abbiamo 14 altari diversi. Ogni gruppo di studenti aveva due cappelle e ha cominciato a modellare gli altari. Guarda, qua se ne vedono, gli altari sono diversi. Chiaro? Vero? Sono diversi. Hanno tutti una geometria, materiali, forme, eccetera, che sono diversi. Ok, e anche questi sono stati sviluppati in Archicad 17 e sono stati portati qua dentro. Ripercorro rapidissimo. Ok, sono stati riportati qua dentro. A riprova l'abbiamo provato a portare in un'altra cosa. Questo qui non è più niente, non è più un modellatore. Questo qua che vedete è l'immagine del modello di, guardate le trasformazioni, generato in Archicad 17, convertito nel linguaggio interoperabile open source IFC, portato in Alplan, lo sto vedendo in un PDF 3D. Questo è un PDF 3D. Ok? Eccolo qua, questo è un PDF 3D. Ho selezionato delle parti che sono diventate rosse e lui me le ha fatte tutte vedere. Sono diventate in grassetto nella lista degli oggetti. Siccome è in grado di vedere gli oggetti, eccolo qua. Poi, questa è una tesi di laurea, tutto viene raffinato, gestito con i particolari e diventa questa visione della cattedrale e dell'interno della cattedrale che è sviluppata a questo punto. Ho un altro tema che è quello del Palazzo di Giustizia di Pavia. Questo tema è un po' diverso perché oltre a essere un edificio antico, è un edificio che riceve l'aggiunta di un corpo nuovo. Il Palazzo di Giustizia di Pavia in origine è un convento, ha un'origine antichissima. Nelle fondazioni, quando le hanno scavate, nelle fondazioni del cortile, hanno trovato la base di una torre di difesa romana dell'antica Pavia. Per cui adesso nel garage interrato al Palazzo di Giustizia c'è questa incredibile muratura di ciottoloni di fiume, non pietra squadrata, che era la base, ma proprio megalitica vorrei dire, ciottoloni grossissimi di murature spessore incredibili, che era la base della torre romana. Poi ha sempre continuato a vivere questo edificio qua,
allora ci sono delle cose dell'alto medioevo, poi delle cose del medioevo, insomma, accanto al cortile, accanto alla torre c'era il pavimento di una villa romana in meraviglioso mosaico. Quello è stato ovviamente tutto tirato via e portato al museo. Da una parte quindi questo edificio continua a avere trasformazioni, eccolo qua, e finché nel 700 diventa questo convento. Attorno al 1750 assume questo assetto, presto cambiato anche qui, perché questa ala diventa carcere dopo che con Napoleone è stato tolto all'ordine religioso che lo possedeva. Quindi diventa tante cose, tra cui carcere. Oggi viene aggiunto questo corpo qua, questo triangolo, che sono le nuove aule giudiziarie dove si fanno i processi, perché lo spazio non basta più. Ok, e quello che ancora una volta vi sto facendo vedere è un modello fatto dagli studenti, a partire dai file di AutoCAD, del rilievo originario fatto dal provveditorato alle opere pubbliche, che evidentemente ha la cura e il controllo del progetto e dell'esecuzione degli interventi su questo edificio pubblico, anche molto delicato, un palazzo di giustizia, mi capite, no? E cosa hanno fatto gli studenti? Gli studenti hanno modellato, anche qui usando ArchiCAD 17, tutto quanto. Vedete visioni del modello globale nel suo insieme, no? Una cosa molto difficile qui dentro sono i sotterranei. Aspettate che cerco di farvi vedere un po' meglio. Capite? Uso questa tecnica qui perché tutto sommato è più leggera. Vedete? Ops, un attimo. Se io aumento qua, guardate, questo qui sono dei rendering del modello che hanno fatto gli studenti, dell'esterno dell'edificio, fuori terra, ma sottoterra c'è questo po' di roba qua. Ci sono delle murature grossissime, convolte, sguinci, no? Rastremature, lo zoccolo dei muri anche all'interno del piano interrato ha uno zoccolo che aumenta la superficie di pressione delle fondazioni sul terreno, che anche qui siamo a Pavia, qui siamo a neanche un chilometro dal Ticino, quindi qui c'è ghiaia e sabbia, quindi vi potete immaginare che tipo di terreno. È chiaro che non riuscivano nemmeno a fare il muro interrato con sotto le fondazioni. Il muro interrato doveva allargarsi fuori per andare a distribuire il carico sulle grandi fondazioni che c'erano sotto, visto quanto era cattivo il terreno. Ma loro, i ragazzi, l'hanno modellato. Capite quello che voglio dire? I ragazzi, pardon, hanno modellato anche questo. E si vede in queste tavole. Vado avanti ancora. Naturalmente il software consente di fare, come sapete, sezioni multiple, esaminare le parti d'opera. Questa ancora una volta è un disegno tratto dall'originale AutoCAD, file di AutoCAD 2D di pianta, ma questa è una pianta ricavata dal modello. Dal modello tridimensionale orientato a oggetti, seziono tutte le quote. Mi piacerebbe farvi vedere il rigore con cui deve lavorare lo studente, no? Guardate il sistema di quotatura. Il sistema di quotatura è rigoroso. Adesso magari non posso espanderlo più di tanto, mi spiace, ma il sistema di quotatura è rigoroso. Ci sono le quote di tutte le parti, ok? Quindi lo studente viene abituato a lavorare così, a lavorare sul modello. Poi ci fa anche magari la simulazione dell'irraggiamento energetico solare. Qui, perché volevamo introdurre tutte le possibili versioni di guadagno termico e energetico possibili. Purtroppo misere, perché siamo in un tessuto compatto, urbano, molto fitto, i vuoti sono pochissimi, gli edifici alti, quindi il sole lo prendevano le coperture, quel poco, per cui abbiamo potuto fare quello. Però lo studente che è stato chiamato, non in questo laboratorio ma un altro, a rifare
l'edificio triangolare, diciamo che non piaceva tanto, non so, magari anche a voi non piace tanto, quell'edificio lì che noi chiamiamo il Toblerone, perché sembra uno di quei cioccolati là, no, vedete che questa qui è la pianta. Allora da subito l'abbiamo chiamato il Toblerone. Il Toblerone non piaceva e il tema che avevano gli studenti era: cambiate il Toblerone in qualcosa di meno mangiabile, ma più corretto dal punto di vista, più interessante dal punto di vista architettonico, e soprattutto sfruttate tutte le possibilità che hanno, che ha di cogliere, raccogliere l'energia disponibile. Purtroppo molto poche, ma questa è la realtà di questo contesto. Vabbè, però l'hanno fatto, hanno sagomato le coperture. Prima però hanno modellato così com'è l'edificio, quindi anche il Toblerone è modellato così com'è. Ne vedo una sezione, ne vedo un'altra vista, ne vedo una sezione, ci sono i sedili dentro perché sono aule giudiziarie e il pubblico sta sui sedili. C'è poi anche il resto molto sommariamente dell'allestimento, molto spartano, eccetera. Io ho finito di tediarvi con le cose da farvi vedere, sono a rispondere alle vostre eventuali domande, tutte quelle che volete. Mi sono fatto capire su un concetto, il BIM, cioè la modellazione digitale orientata a oggetti, non di superfici. Va benissimo modellare le superfici con laser scanner o con la fotogrammetria, non basta per niente a dominare, uno, l'edificio come organismo costruttivo, due, il fatto che se io conosco l'organismo costruttivo e il BIM mi dà una mano formidabile, perché nella realtà virtuale, ICT, io costruisco virtualmente tutte le parti d'opera, tutti gli oggetti, compreso gli apparati decorativi, con la loro sostanza e le loro proprietà, i loro dati di riferimento, dopodiché sul modello digitale posso sviluppare le mie simulazioni. Ok? Questo è il contenuto. E tutto questo, sviluppato nell'ambito dei corsi universitari, mi consente di far maturare rapidamente lo studente in modo appassionante per lui su due aspetti. Il primo è usare il BIM, va bene, è impossessarsi della tecnica, ma l'altra cosa è capire attraverso questa ricostruzione virtuale come si costruiscono gli edifici e quindi capire com'è la genesi di un'architettura nel suo linguaggio formale e quindi nella sua grande cultura artistica dei grandi maestri che l'hanno definita nel tempo, e però in stretto rapporto col modo in cui poi le maestranze lo costruivano in cantiere. Tutto qua. Prego, dai, ci parli solo un po', perché ho solo problema di sentire. Certo, perfetto. Non solo la statica, ma pensi a tutto il regime termico. È elementare pensare che se io ho un apparato di affreschi, ma anche i quadri su tavola e i quadri su tela, sono il posto più sensibile dove, se ho un accumulo di umidità perché le pareti hanno un regime termico, ok, poco controllabile, che okay, di tutti gli edifici antichi, mi si deposita proprio sull'apparato decorativo, mi si deposita l'umidità, perché lì c'è lo scambio termico tra la massa dell'aria e la sua umidità relativa e la partitura costruttiva, che magari è molto più fredda d'inverno. Cosa succede? Che lì mi si depone l'umidità. L'umidità mica è vero che si porta tutti gli agenti inquinanti e quindi corruttivi o della tela piuttosto che dell'affresco. Se io riesco a, anche con poco, sviluppare un intervento che attraverso per esempio il cambiamento del regime fluido dinamico, non ci vuole molto, io riesco ad avere umidità relativa minore, ma soprattutto movimento dell'aria che non consente o riduce o cerca di ottimizzare il deposito di questa umidità inquinata sulle superfici, è mica vero che io riduco l'entità del degrado e quindi la necessità e i costi del restauro, aumento il grado di conservazione.
non lo posso fare con altre tecniche che non quella della simulazione su un modello virtuale, su un modello digitale, usando gli algoritmi della termodinamica di software potenti e di grande qualità, addirittura open source come Energy Plus, per dirne uno.